questa serie di interviste, perché veramente il caldo è opprimente, opprimente nel migliore senso della parola, con un'azienda vinicola che si chiama Canestrini, giusto? Sì. Abbiamo questo bel giovane, si chiama Roberto, che rappresenta, mi sembra, una filiera di questa azienda. Sono l'enologo. L'enologo! Ah! L'azienda. Che bello! Siamo una piccola realtà, questa è Campagnano. E perché vi siete allacciati però a un grande personaggio? Chi è? Franco Pepe. Diciamo chi non lo conosce, chi è? È il miglior pizzaiolo al mondo, che produce la miglior pizza del mondo, ecco. Chi la vuole ve la porta pure a casa, non vi preoccupate, pizza a coco per tutti, giusto? Giusto, esatto. Passare adesso dagli scherzi, diamo un'impronta molto professionale. Illustriamo qualche qualità del vino. Allora, questa, gioiosa, c'ha l'etichetta molto bella. A me piace imbrattare le tele e ti dico che è bella. È un quadro, è un quadro di mia madre, che è una pittrice. Tua madre è una pittrice, che bello. Portagli i miei saluti a tua madre. Dice tanti cari saluti dal giornalista, vecchio giornalista e imbrattatore di tele. Lei anche. Apprezzato molto. Le piace imbrattare, ma ha una storia particolare, perché questo è un albero di melograni. Quando comprammo la tenuta dell'azienda, si trovava all'interno del rudere che poi abbiamo fatto ricostruire. Rudere, chissà quanto è grande, bello. Molto, molto, era molto piccolo in realtà il rudere. Sarà un 120 metri quadrati di rudere su due piani, era una casa del 1800. Ah, che bello! Che è stata ripresa integramente come era, insomma, nel 1800, con ancora il pavimento. Io il melograno lo definisco l'albero della vita. È vero. È vero, vabbè. Poi abbiamo il rosé che l'hai messo, sto di fronte ad un enologo, però lo voglio assaggiare, ma deve essere ghiacciato con questo caldo. È freddo, ce n'è uno. È freddo? Vai, aperta pure, continua. Allora, descriviamo questo rosé. Allora, è un rosé di Casavecchia, che è una varietà molto antica. Casavecchia, cos'è? Un vino autoctono di? Una varietà autoctona di Ponte Latone, ma viene piantata in proprio Ponte Latone, quindi scoperta a Ponte Latone. Pallagrello, Casavecchia, sono i vitigni, oppure che poi si li distribuiscono, oppure è Ponte Latone proprio? Nasce, viene scoperta a Ponte Latone, Casavecchia viene riscoperta a Ponte Latone, però poi è legalmente piantato in altri comuni dell'Alta Campania. Questo specialmente è un vitigno di Casavecchia, piantato a Castel Campagnano, di cui noi ne facciamo un rosato. Adesso però qui manca l'opera artistica della mamma, però tenuta tralice, calamai. Spieghiamo questo vino. È un pallagrello nero, un'altra delle varietà autoctone del Casartano, e una varietà, diciamo, molto molto importante, che viene molto molto piantata, e dalla quale si produce un vino con una bella corposità, una bella struttura e una grande eleganza. Molto bene, molto bene. Però questa azienda manca un bianco, lo vedo sott'occhio, bianco? Vedi un pallagrello bianco? Un pallagrello bianco. Ecco qua. Questo è un quadro di mamma. No, questa è un'azienda, è un quadro di Donzelli. Tresse Frigida. Tresse Frigida. Frigida, perché questa roba? Non le so dire. Questi giornalisti sono dei rompiscatole, il giornalista lo sa sempre tutto, io ho spiegato tutto, si credono padre eterno. Invece, ecco, mi piace la risposta, però è bella l'immagine, no? Molto bella, già come si presenta. Quanti gradi raggiunge? 12 gradi. Ma supera la classica falanghina? Beh, dipende dal produttore, varia da produttore a produttore, però sicuramente ha una struttura, è una struttura aromatica molto importante. Aromatica, quindi fate crescere anche le piante con i fiori? Certo, tutto l'intorno del vigneto è lasciato, diciamo, in modo naturale. Quindi sono quelli del Trentino che vi hanno imitato, o voi imitate quelli del Trentino? La viticoltura e l'enologia è stata portata, insomma, in Italia
queste zone principalmente, poi si è spostata verso il nord, quindi... E poi quelli che sono, chiamiamole così, le principesse che trasportano gli odori sono le api. Esatto. Eh? Le impollinatrici. Che danno poi la corposità, l'odore, il profumo. No, la corposità no, ma l'odore e il profumo sono... L'odore e il profumo sono un intorno, un corrispettivo di suolo, ambiente e tanti altri profumi. Quindi rappresentate più aziende? Rappresentiamo all'incirca 10 aziende. 10 aziende, ma dove si trovano? Non so, a Milano? Tutte nell'Alta Campania. Alta Campania, e io vengo e dico... Buongiorno, prego, prego, vorrei comprare Alta Campania. E dove? Nel Casertano, nella provincia di Caserta. E dove? Caiazzo, Castel Campagnano, Ponte Latone. Oh, lì, perfetto. E ridiciamo come si chiama tutto? Franco Pepe, Pizza Up, un viaggio alla scoperta del territorio ispirato alla pizza di Franco Pepe. Che bella intervista frizzante, eh? Però ancora non mi ha dato il rosé, adesso lo bevo, poi lo racconto la prossima volta. Buonasera a tutti.